Ciao ragazze, ciao ragazze, eccoci qua in un nuovo video Cosa mangio in un giorno, What I eat in a day, sul nostro secondo canale YouTube, mio di Carita Dolce. Oggi abbiamo pensato, poiché mia sorella viene qui tutta la giornata, la sfrutterò e farò cucinare un sacco di cose buonissime e io filmerò tutte le sue le corna, quindi cosa mangio in un giorno, Carita Edition a casa di Nancy. Quindi faremo vedere la nostra alimentazione in un giorno in cui andiamo anche in palestra, però senza il pollo o la carne, quindi faremo vedere che è possibile mangiare proteine, comunque avere una bella fonte alta di proteica senza però mangiare carne, pollo, comunque derivati animali a pranzo, quindi mangeremo pesce e cose varie. Vabbè, non voglio svelare troppo, però a cena vi volevo dire, cosa importantissima, faremo una cena vegana, ebbene sì, quindi ragazze preparatevi, una cena vegana che va bene per gli sportivi, quindi anche fonte di proteine e a merenda una cosa buonissima che ho costretto mia sorella a fare perché io l'adoro, è a base di cioccolata. E quindi se vi piacciono i nostri video cosa mangio in un giorno, metteteci un like così ne faremo tantissimi altri. Buona visione, buona mangiata e ci vediamo al prossimo video, ciao. Messo fragole, yogurt greco con fragole, frutti rossi, le nocciole e mo il miele sopra, vedete qua, va bene? Bellissimo, vero? Wow, un chilo ne hai messo? Vabbè, un cucchiaino pieno, vabbè, abbondiamo dai, perché oggi abbiamo bisogno di dolcezze. Già abbiamo messo pure la stevia. Sì, e poi mangeremo anche questi, fai vedere questi. Mangeremo anche questi biscotti integrali, buonissimi. Vediamo come sono. Guarda. Wow, ma sono delle marenne. Sono enormi, ma no, sono troppo belli ogni tanto. Mettiamo qua vicino. Ah sì. No, abbiamo messo il mondo in queste cose. Era yogurt, però era sopra yogurt, c'è il mondo. E mettiamo solo uno e poi ci mangiamo tutto il pacco, perché sennò diventa infatti troppo. Dici, ah, tutto il pacco, poi ce lo mangiamo comunque, però abbiamo messo solo uno dentro. Vado, è troppo tumbler, è tumbler questa colazione. Ci siamo fatti anche il cioccolatino, vero Nancy? Io mi sono mangiata già 5 biscotti. Comunque volevo dirvi che hanno una lista di ingredienti fantastica. Nancy, le comprati tu? Sei bravissima. Sì, sì. Con l'MD. Ah, l'MD. Prima di tutto sono colori di girasole, quindi non hanno olio di palma, c'è scritto. E poi come ingredienti contengono farina di frumento integrale, farina di frumento tipo 2, che è ottima. Poi zucchero di canna, olio di girasole, fiocchi d'avena, uova fresca, latte scaldato. Cioè, sono ottimi. Credimi, non hanno neanche l'olio di palma, il burro, nulla. Buonissimo. Fantastici. Però praticamente uno tira l'altro, ragazze. Io mi sto mangiando, cioè questo è tipo il decimo e lì zuppo nel tè. Ma come l'hai detto? Benissimo, vero? Yeah, che bella colazione. Mi ami? Yummy. Mi ami? Ah, avevo capito, yummy. Mi ami? Papà, mi ami? Mi ami? Sì. Bravo, hai vinto. Niente. Amiamoci. Ciao. Scema. Amiamoci. Pranzo light preparato dallo chef Carita Dolce. Cosa sarà mai? Ho fatto la pasta integrale con le zucchine, buonissima, e il filetto di salmone con tante spezie, cipolla, pepe, come piace a noi. Questo è il mio piatto, questo è il piatto di Nancy. Vero Nancy? Ci piace tanto questo piatto, l'abbiamo cucinato assieme io e Nancy. E poi abbiamo messo sopra un po' di pesto, che diventa buonissimo. Poi andate a mescolare, si mischia il sapore del pesto con le zucchine e il salmone. Poi se volete sopra potete mettere la nostra paprika preferita affumicata. Sì, è buonissimo. Oppure un po' di salsa di soia. Gnammi. Oppure limone. Sì, comunque è troppo buono. Guardate che meraviglia. Gnammi. Yummy. Top. Ragazzi, mi sono messo un po' di paprika. Un poco, c'è un chilo visto. Giusto un po', yummy. Ho consumato tutta la busta. Tutta la busta. E tu mettilo pure tu, Io un poco ne metto. Lei è più dosato. Wow, con da gocce, ma dai. Metti così poco, se no prende troppo il sopravvento la paprika. Sopravvento. Meglio così, guarda.
Ragazzi, merenda con cioccolata calda che ho preparato per la mia sorellina che adesso impazzirà appena la vede. E praticamente ho fatto la cioccolata calda e la ricetta è sempre la stessa e la trovate sempre sul nostro secondo canale, su questo canale YouTube. Risale tipo a un annetto fa, forse un po' di più. In tante l'avete fatta e rifatta ed è buonissima. Occorrono soltanto 3 ingredienti. Andate a vedere il video, casomai ve lo linko nelle schede qua, così magari se un anno e mezzo fa non l'avete visto lo potete vedere adesso, perché noi la facciamo sempre così, la cioccolata calda, ed è buonissima, accompagnata da un po' di yogurt greco, questo qua che sembra tipo panna, e ovviamente poi biscottini da inzuppare la cioccolata. E a parte comunque mangeremo anche tutto lo yogurt greco, perché qua non ho messo tipo un cucchiaio, però a parte mangeremo comunque tutto lo yogurt greco per la quota proteica. Ah, sopra ci ho messo, se vi chiedete, un po' di farina di cocco e un po' di scaglie di cacao crudo, praticamente sono pezzetti di cacao crudo. Vedete, ha una densità perfetta sta cioccolata, guardate. E pensare che è fatta con soli 3 ingredienti è buonissima, ragazzi. È super sana, leggera, healthy, buonissima. Andate a vedere il video e buona merenda, yummy! Per cena, ragazze, stiamo preparando una cena vegana con questi burger che abbiamo comprato, cioè che mia sorella ha comprato all'Ocean. C'erano un sacco di tipi, ragazzi, tutti vegetali, senza carne. 100% verdure, infatti se leggiamo gli ingredienti sono fatti principalmente da lenticchie, pomodori, acqua, farina di mais, farina di lenticchie. Comunque sono molto buoni gli ingredienti, completamente naturali. E sono anche molto carini da vedere, guarda, tutti colorati. Sì, ho scelto questi perché erano rosso. Sono belli, belli arancionini. Poi qua ci sono i ceci che ho fatto in padella. Sono molto buoni fatti così, cioè metto il rosmarino, un po' di cipolla e un po' di salsa di soia. Sono buonissimi e adesso andiamo a comporre il piatto. Ecco qua, ragazze, la nostra cena è servita per mia sorella e per me. Abbiamo fatto questo piatto composto da bietole, i ceci che vi ho detto prima, il burger vegano e le patate dolci. Queste sono troppo buone, ragazze, le dovete provare. Sono le patate americane. Casomai poi se volete vi faccio un video a parte. Comunque sono semplicissime da preparare, sono molto buone come post workout dopo l'allenamento. Io ci ho messo la paprika, quella affumicata, la solita, quella che vi abbiamo fatto vedere un chilo anche a pranzo. E poi il nostro ketchup al centro, che trovate la video ricetta sempre sul nostro canale YouTube. E poi, no vabbè, questo pane è epico, com'è, con le noci? Questa è una pagnotta alle noci by pachito, troppo bella. E questa al sesamo, che accompagneremo ovviamente integrale. E quindi non ci resta che augurarvi buona cena. Yummy!